Punto 3. Considera le funzioni, il quadrato di f e il quadrato di s. Discuti con argomentazioni anche qualitative le variazioni aumento o diminuzione dei tre valori di probabilità di prima. Vuol dire che non bisogna più considerare le due funzioni f, cioè la bisettrice, e seno di pi greco mezzi x, ma i loro quadrati. La x quadrato, che è un arco di parabola che passa per un mezzo un quarto, e il quadrato di pi greco mezzi x, che è questa funzione che passa per il centro del quadrato. Le nuove tre aree, tre regioni in cui è diviso il quadrato, sono quindi la regione sotto all'arco di parabola, che vedremo avrà l'area di un terzo, la regione compresa tra il sen quadro e l'arco di parabola, che vedremo avrà area un sesto, e la regione sopra l'arco, cioè sopra il sen quadro, che vedremo all'area un mezzo. In pratica vedremo che questo sen quadro di pi greco mezzi x divide il quadrato in due regioni di stessa area, un mezzo sopra e un mezzo sotto, esattamente come faceva prima la bisettrice. Ricordiamo che prima le tre regioni erano invece il triangolo mezzo quadrato, questa fetta e la parte superiore, e le loro aree erano un mezzo, 2 pi greco meno un mezzo e 1 meno 2 su pi greco. Ora andrebbe fatto il confronto tra questi tre valori e i nuovi tre valori, un terzo, un sesto, un mezzo, che tra poco andiamo a calcolare. E da quel confronto si vede che per esempio la regione P1, cioè la prima regione delle tre, diventa più stretta, più piccola, perde area da un mezzo a un terzo. La P2 passa dal valore precedente, che era circa 0,14, a un sesto, che è circa 0,17, quindi aumenta leggermente. Aumenta anche la P3, che passa da circa 0,36 di prima a 0,50. Quindi in pratica P2 e P3 aumentano a scapito della P1, che diminuisce. Ora cominciamo con i calcoli. P1 è l'integrale definito di x quadrato di questa parabola. Integrale immediato fa un terzo. Per calcolare P2 devo prima calcolare l'integrale sotteso da questa curva verde, che è sen quadro, e che chiamo IV tilde. Dopodiché P2 sarà l'integrale sotteso da questa curva verde IV tilde meno l'integrale, cioè l'area sotto la parabola, quindi meno P1. Calcolo quindi IV tilde, integrale definito di questo sen quadro. Chiamo T pi greco mezzo x come prima, e quindi ho il sen quadro t di t, con il fattore 2 su pi greco davanti. È lo stesso integrale di prima, solo che c'è il quadrato. Questo è un integrale noto, si può fare sia per parti, ma è più lungo, ma se no si fa anche con questa sostituzione, con le formule di duplicazione. Infatti il coseno di 2t è 1 meno 2 sen quadro t, da cui 2 sen quadro t è 1 meno coseno di 2t. Qui abbiamo 2 sen quadro t, lo sostituiamo con 1 meno coseno di 2t. Abbiamo quindi l'integrale di dt tra x0 e x1 e l'integrale di coseno 2t d2t, viene il differenziale di 2t dividendo per 2. Questo è il differenziale del seno di 2t, quindi c'è da integrare il seno di 2t, cioè il seno del doppio di questo angolo, il seno di pi greco x, tra gli estremi x0 e x1. Come anche andava integrata la t è pi greco mezzi x, tra gli estremi x uguale a 0 e x uguale a 1. Al termine di questo calcolo abbiamo che l'area è un mezzo, cioè IV tilde, cioè l'area sottesa da questa curva verde sen quadro. Quindi torniamo a P2, un mezzo meno P1, cioè un mezzo meno un terzo, un sesto, 0,17 circa. Infine P3 è un mezzo, perché come abbiamo fatto anche prima è l'area di tutto il quadrato, 1, meno l'area sotto questa curva verde, sotto il sen quadro, cioè meno IV tilde. Quindi 1 meno un mezzo, un mezzo. Ora dimostro che il grafico del sen quadro, pi greco mezzi x, è fatto in questo modo e passa per il centro del quadrato. Utilizzo la stessa formula di duplicazione di prima. Coseno 2t è 1 meno 2 sen quadro t, dove t è pi greco mezzi x. Quindi ricavo sen quadro t, che è la mia funzione, 1 meno 2 coseno, 1 meno coseno 2t diviso 2, 1 meno coseno 2t diviso 2, e faccio il grafico di questa funzione, che vedremo coincide con questo grafico qua verde. In questo modo si traccia il grafico di questa funzione sen quadro pi greco mezzi x.
Cominciamo disegnando il grafico di coseno 2t, cioè coseno pi greco x. È come il coseno di t, ma è ristretto in orizzontale e ha un periodo pari a 2 anziché 4. Quindi il coseno di 2t è questo grafico qua, questa curva nera, coseno di pi greco x. Lo ribaltiamo, meno, e viene questa curva blu, che è il meno coseno di pi greco x. Lo solleviamo di 1 e otteniamo la curva rossa, 1 meno coseno di pi greco x. Ne dimezziamo tutti i valori in verticale, quindi il massimo non è più ad altezza 2 ma 1, e questo punto scende a metà quadrato. La curva rossa diventa quindi la curva verde, 1 meno coseno pi greco x dimezzato. È una funzione periodica in realtà, che non è limitata solo all'intervallo 0,2, ma oscilla all'infinito, anche a sinistra. A noi interessa tra 0 e 1, quindi passa per il centro del quadrato e sta inizialmente sotto la bisettrice e poi sopra. È questo grafico qua.